pomeriggio. Tempo, buon pomeriggio, eccoci qua di nuovo insieme. E ben ritrovatomi. Massimo, che bello vederti. La cosa è reciproca. Allora, questo naturalmente come il secondo appuntamento con... Non è l'arena preliminare, il programma sì, che ti stuzzica, ti titilla, ti fa venire la voglia di vedere il pezzo vabbè, forte. Vabbè. Allora, è il momento politico di grande fermento sì. E il giornalismo fa il suo dovere sì. Perché c'è un altro ma. Il primo è... No. Mi sa che su questa... Ma quanto sono bello. No, dai. Il secondo è se veramente fa il suo dovere. Allora noi... Lo facciamo con due ospiti, sono un duo frizzantino. Ah beh. Beh, grazie. Dinamico, vieni Mia, prego. Un applauso a Mia Ceran, diamo le benvenuto. Ma io sono in un duo. Perdonate. E l'altra è Giorgia Cardinaletti. Ma va, qua. Ero indeciso, avrebbe scelto Stefano o Giorgia, non so perché. Una bionda, poi con voi ci occuperemo della prossima puntata quando affronteremo il tema della giustizia. Prego. Una bionda e una bruna e tanta bellezza. Prego, prego. E tanta bellezza in mezzo. Allora, abbiamo visto che naturalmente la politica ci sta offrendo molti spunti. Cominciamo per esempio a domandarci se questo giornalismo fa il suo dovere o meno. Abbiamo visto per esempio... ne parliamo con Mia che è uno spettacolo di donna e donna di spettacolo allo stesso tempo sì. Che è una che lavora duro e io lo so benissimo perché la invito sempre a cena ma ha sempre da lavorare capisco il giornalismo conosco il problema conosco il problema sì. Infatti ragazzi io dico sempre il giornalismo va davanti a tutto infatti io lo accetto e sto dietro. No, Giorgia, no, Giorgia invece... Non allunghi le mani, poi a lei no, assolutamente, ma le come un mentore, assolutamente. No, ma senza, anche senza me. Secondi fini. Poi Giorgia Cardinaletti è giornalista tutto tondo, dallo sì. Sport alla politica, da Bosco. E da Riviera no. La stessa, la stessa età, cosa. Pensate? Sì, sì, è vero, la stessa età della Ceran sì. E le stesse scuse per non uscire con me. Ho un'inchiesta sul mal di testa e via dicendo. Vabbè, ti perdono. Capisco il problema. È ossessionato la recena. Veniamo ai fatti. Di Morgan parleremo dopo. Il tema della giustizia. Per esempio, il Premier Conte duro con Renzi, che lo definisce arrogante. Renzi lo prende come un complimento perché si crede l'ago della bilancia. Sì. Ma vediamo nella grafica questo 3% sì. Di Renzi. Sì. Da cosa è composto? Abbiamo un 1% di Renzi e il 2% cos'è? Il suo ego. E allora avrà un futuro? Non lo sappiamo. Poi c'è l'affare della prescrizione dove sono decisivi, stringi pure, i cinque voti dei 5 Stelle. Poi sì. Abbiamo Berlusconi Terra. Ma perché li ha chiamate lì? Non lo so. Berlusconi Terra, avete visto con... Sì. Sono stati chiesti 4 anni, però lui si è difeso dicendo che con me il PIL cresceva, si sa, tira più un PIL che 100 no. Paia di buoi. No. Zingaretti, perché poi avete seguito anche voi Zingaretti che invece si concentra su tematiche come la lotta alla marginazione, rispetto per gli ultimi, tutte cose che gli capitano nel PD. Beh, sì, poi sì. Salvini, che sono stati chiesti 15 anni, avete sentito, per Salvini, sì. E c'è bufera sui social e nelle aziende alimentari che senza sue post andrebbero in crisi. Ma la domanda è questa. Sì. Queste tematiche, il giornalismo, quello... Con la G di punto G maiuscola. No, lo racconta nel modo giusto, lo fa con onestà. Chiedo a te, Mia. Lo fa con onestà. È onesto fino in fondo? C'è da sperare che lo faccia. Stacca con pure su questa. Onestà. No. Anche... Sta rispondendo. È un dovere farlo con onestà e è un privilegio per tu i lo hai cittadini fatto potersi... nella tua vita? Onestà? Cosa? Sì, sì, nel tuo lavoro. Pensi di aver dato tutta la tua onestà di cui sei capace? Beh, sì, penso di aver sempre lavorato. Sì, sì. E queste sono parole forti, perché le agenzie di stampa rilanciano subito questo virgolettato. Mia Ceran non ho mai vestito in tutti i miei 22 anni. Questo ma ti fa detto veramente di avere onore. 22 anni. Invece a te, Giorgia, chiedo, e mi sa che sull'altra, sulla 3, chiedo l'informazione in Italia... È libera o posso ancora stare tranquillo? Secondo te, rispondami, prenditi tutto il tempo.
No, è Libra, ricercare la verità è una missione e quindi anche raccontarla. Noi giornalisti ci prendiamo comunque dei rischi. Il politico è un missionario. No, ti sto seguendo. No, no, perché sono parole forti queste. E attenzione, quindi vuol dire amore per noi questo lavoro. Amore a tutti. È una passione la nostra. È una passione, è un amore. È anche poi una missione. È una missione. E metti insieme queste tre parole e poi lanci di stampa delle tue parole sono questi. È bello uscire con una notizia, ma è meglio ma uscire con un bel giornalista. Sì. No, non ha detto questo. È la passione per questo lavoro. Allora, io ti accontento subito, Giorgia, perdonerai mia, tanto noi ci vediamo sempre. Ma c'è l'intesa, quello che fa di testa. Le ho chiesto un mal di testa, ti accompagno e facciamo insieme il lancio per questa sera di Non è l'Arena. Ma cosa fa? Dove va? Di elezioni con Berlusconi al telefono, Salvini al citofono e Pillon all'omofobo. A Maiora. Bene, grazie a Massimo. Sicuro è sempre lo stesso. Grazie. Grazie. Per favore.